Amici di Real Rieti Channel, buonasera, ben ritrovati. Ormai ci siamo, i playoff sono praticamente alle porte. Sabato si comincia e quindi si comincia a fare sul serio. La corsa allo scudetto 2015-2016 praticamente ha inizio. E allora le otto squadre scendono in campo per gara 1. Accanto a me per parlare di questo ed altro, i miei due ospiti di questa sera, il tecnico del Real Rieti Mario Patriarca. Buonasera mister. Buonasera. E il corrispondente del Messaggero, Jacopo Persico. Buonasera Jacopo. Buonasera Marco e buonasera a tutti gli amici di Real Rieti Channel. E allora, prima di cominciare, andiamo subito a vedere con l'aiuto della grafica gli accoppiamenti, gli abbinamenti dei playoff, la griglia di partenza e dove si arriverà con date ed orari di quella che è la competizione principe di questa stagione 2015-2016. Carli Sport Coggianco, Asti, Acqua e Sapone, Caos Futsal, Montesilvano, Real Rieti, Gruppo Fassina, Luparense, Pescara. Quattro abbinamenti interessantissimi, probabilmente si fa anche fatica a trovare in questi accoppiamenti una partita materasso, cuscinetto come possiamo dire. E cominciamo subito quindi con il mister Mario Patriarca. Mister, una settimana di stop per ricaricare le batterie, ora ci siamo davvero, Montesilvano Real Rieti, un sorteggio all'apparenza da quello che poteva capitare, poteva sembrare il dei più agevoli, però abbiamo visto che Montesilvano la possiamo considerare una delle formazioni di rivelazione di questo campionato, una squadra giovane, una squadra che come abbiamo letto da più parti non ha più nulla da perdere e quindi questa forse può diventare l'arma in più della formazione abruzzese e un pericolo in più per una squadra come il Real che ha vissuto praticamente una stagione nei vertici della classifica ma ora deve rimodulare un po' tutto e quindi dimostrare di meritare sia quel piazzamento che poter fare un saltino in avanti rispetto alle stagioni passate. Ma il Montesilvano è una squadra che nel girone d'andata è stata campione d'inverno, quindi sicuramente ha fatto un girone d'andata fenomenale. Nel girone di ritorno ha avuto qualche battuta d'arresto di troppo, però a me non piace parlare di squadre favorite o non favorite perché nei playoff le squadre favorite non ci sono e sicuramente non possiamo esserla noi nei confronti loro, nonostante loro cerchino di far credere questo, che non hanno nulla da perdere, che ormai loro hanno fatto, però io conosco bene l'ambiente perché sono di là, quindi so come staranno preparando questa partita e so quanto loro credano nel passaggio del turno. Ecco, possiamo dire per certi versi che il Montesilvano di oggi ha un po' di similitudini con il Real Rieti dello scorso anno, una squadra che forse non, a molti non dava così, non destava forse i pronostici della vigilia, eppure pian piano, come abbiamo ben detto, si è laureata campione d'inverno al giro di boa e è una squadra che è rimasta lì, ha fatto una fase finale della Winter Cup e quindi è una squadra che comunque è arrivata in fondo in tutte le competizioni. Sì, possiamo paragonare a quella squadra, anche se il Montesilvano comunque è composto da giocatori esperti con un mix di giovani che si sono dimostrati dei talenti, quindi sicuramente è una squadra da temere da tutti quanti, anche perché le partite che ha giocato, anche perdendolo, l'ha giocata alla pari con tutti, quindi poi in queste partite gli episodi fanno la differenza. Speriamo di averli a favore nostro, perché sicuramente io mi aspetto una partita molto molto difficile. Jacopo, nelle parole del mister leggiamo tanta concentrazione, tanto rispetto nei confronti di un avversario che poi lui conosce meglio di chiunque altro, diciamo, essendo soprattutto della zona, no? Da un punto di vista proprio geografico e di radici. Tu che hai seguito insomma, sin dal primo giorno questa squadra, sin diciamo, dalle battute iniziali questa stagione, che te ti sei fatto sia dell'avversario del Real ma soprattutto del grado di maturità di una squadra come Real Rieti, che nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto, come ci può stare nell'arco di una stagione, sembra aver forse trovato la quadratura del cerchio per poter fare quel salto in più che tutti si aspettano rispetto agli anni passati.
Sì, come diceva il mister, per quanto riguarda il Montesilvano, sicuramente è un avversario ostico e l'abbiamo visto sia nelle due gare di campionato. Nella prima non c'era mister Patriarca, però ci fu un 4-4 combattutissimo qui al Palamalfatti, anche nella gara di ritorno dove il Real vinse 2-1 al Palaroma. Mentre magari fa un po' storia a sé la gara di Winter Cup perché il Real arrivava sulle ali dell'entusiasmo e non ci fu grande partita. Per quanto riguarda il Real, quest'anno forse è migliorata, sicuramente è migliorata sul piano mentale, perché anche nelle ultime giornate abbiamo visto magari una squadra un po' calata fisicamente che però è riuscita a raggiungere il risultato magari più con la testa, e questo sarà un fattore che sicuramente tornerà utilissimo nei playoff. Ecco, già probabilmente in gara 1, dove servirà sicuramente una concentrazione in più, perché comunque poi il primo bonus te lo devi giocare lontano dal Palamalfatti, lontano da quello che poi possiamo dire è un po' il fortino, no, di questa squadra. Anche se rendimento alla mano, classifica alla mano, il Real è la formazione che lontano proprio da Rieti ha avuto un rendimento altissimo. Sì, ha avuto un rendimento altissimo, sarà importantissima gara 1 perché fallire già gara 1 potrebbe un po' compromettere il cammino in questo quarto di finale. La stessa cosa accadde l'anno scorso, era diverso perché si affrontava l'acqua e sapone, si affrontò in gara 1 qui al Palamalfatti, però poi perdendo quella gara il Real riuscì a pareggiare la serie sull'1-1, però poi in gara 3, forse pagando anche gli sforzi di gara 2, crollò sotto i colpi dell'acqua e sapone e venne eliminata. Quindi sarà importantissimo indirizzare subito la serie facendo una gran partita al Palaroma. Ecco, e a tal proposito io ne approfitto perché insomma il mister mi è maestro in questo, per capire come si affronta, no, anche da un punto di vista psicologico, un playoff dove sì, hai il fattore campo a favore nel caso in cui c'è un'eventuale gara 3, però si comincia in qualche modo, tra virgolette, ad handicap, perché comunque c'è da affrontare una trasferta. Quindi come ci si approccia a questo tipo di partite, soprattutto pensando poi a quella che può essere anche il furore agonistico di un avversario che probabilmente giocherà buona parte delle sue carte già sabato sera? Come si affronta? Noi cerchiamo ogni volta che andiamo in campo di, come ho già detto, di affrontare la partita come fosse l'ultima di campionato. Quindi grosse motivazioni, grossa voglia, determinazione. Sicuramente non siamo nelle migliori condizioni, almeno al riguardo degli uomini che abbiamo in rosa. Abbiamo qualche giocatore che sicuramente non è al meglio per infortuni, però abbiamo già dimostrato altre volte di saper sopperire a questi infortuni. È vero che la squadra, rispetto a quello dell'anno scorso, a livello fisico o tecnico, può essere qualcosa di meno, però quest'anno, avendo una squadra esperta, dovremo cercare, soprattutto in queste partite dove l'aspetto mentale è fondamentale, cercare di sfruttare questa nostra esperienza e saper aspettare i momenti per poter colpire l'avversario. Ecco, e in questo quanto è servito, soprattutto come va letta l'ultima partita di campionato, vinta non solo nel risultato, ma probabilmente anche nell'atteggiamento, nonostante le tante assenze, nonostante, per fortuna, i tanti under presenti in squadra che hanno dato il loro contributo, ovvero è sembrato quasi voler dire: nonostante non è una partita che conta qualcosa, noi ci siamo e questo è l'approccio giusto. Quindi non so se è stata la stessa interpretazione o comunque come va anche questa letta, no, in chiave playoff. Ma guarda, questa è una squadra che veramente bisogna elogiarla per tutto quello che ha fatto quest'anno fino adesso. Non avendo una rosa ampia numericamente, e comunque abbiamo avuto parecchi problemi a livello di infortunio, però siamo riusciti insieme come gruppo a creare una mentalità vincente, dove spesso riusciamo e a volte no, però noi ogni volta che andiamo in campo
andiamo sempre per vincere, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, anche in momenti in cui pareggiavamo abbiamo cercato di vincere col portiere di movimento, spesso ci siamo riusciti, e cercare di creare una mentalità dove ogni volta che si va in campo non bisogna mai accontentarsi di un pareggio oppure di una sconfitta, ma bisogna sempre lottare fino a che la sirena suona, la sirena, e anche dopo, come dico sempre io ai ragazzi, cercare di fare sempre meglio di quello che si sta facendo al momento. Jacopo, entrando un po' anche nel, per sviscerare un po' quello che è l'avversario, Tosta, Burato da una parte come esperienza, la voglia di rivalsa come un ex Carlos Dalcin, oppure la freschezza atletica, la forza e soprattutto diciamo così, la voglia di mettersi ulteriormente in mostra di un giocatore come Rosa, che è sicuramente uno che farà ancora parlare di sé. Di tra tutti questi, quali sono, diciamo, gli elementi che possono un po' fare la differenza, quelli dai quali possono nascere i pericoli maggiori, o, detta così in maniera generale, se è proprio il collettivo del Montesilvano che può diventare l'arma in più? Sì, il collettivo può sicuramente diventare l'arma in più. Aggiungerei un nome rispetto a quelli che hai fatti tu, che è quello di Bordignon, perché è un giocatore, secondo me, è il giocatore più importante che ha il Montesilvano e si è visto in larghi tratti della stagione. Poi sicuramente saranno anche altri giocatori che potranno fare la differenza, come sicuramente l'ex Burato, ma anche Dalcin, perché Dalcin è stato sicuramente uno dei migliori portieri di questo campionato, quindi con le sue parate ha tenuto a galla in molte partite il Montesilvano, quindi sicuramente anche lui sarà un uomo chiave per gli abruzzesi, però Bordignon e poi il collettivo faranno la differenza per il Montesilvano. Ecco, in questo momento resta nei panni del cronista, hai a disposizione il tecnico Mario Patriarca, prova tu a fare una domanda, se hai una curiosità, qualcosa, insomma, per entrare un po' più nel dettaglio, no, di questa sfida, questa eterna sfida che se tutto andrà nella peggiore delle ipotesi e si arriverà a gara 3, le due squadre si affronteranno addirittura per 6 volte quest'anno, e quindi insomma non dico che diventa un classico, però insomma diventa già una sfida che poi alla fine sarà veramente a carte scoperte. Se il Real dovesse andare in semifinale sarebbe un successo e sarebbe un'impresa. Se il Real dovesse uscire con il Montesilvano, lei giudicherebbe sempre positiva questa stagione o ci sarebbero sicuramente dei rimpianti? Bah, sicuramente se dovesse uscire ci sarebbero dei rimpianti, perché sicuramente la partita è alla nostra portata e quindi vuol dire che in quelle due partite non saremo riusciti a dare il massimo, però allo stesso tempo non posso dimenticare quello che ha fatto questa squadra quest'anno, che ritengo sia stato un miracolo sportivo, perché è una squadra che sicuramente all'inizio non era nemmeno considerata una squadra che potesse arrivare ai playoff, invece fino alla terza giornata ci siamo giocati il primo posto e questo va dato merito ai giocatori, ai calciatori che veramente hanno dato tutto per questa società e per questa maglia, e soprattutto a una società che ci è stata sempre vicino e ci ha messo a disposizione qualsiasi mezzo per poter lavorare al massimo. Ecco, allora, visto che siamo ormai, diciamo, in addirittura d'arrivo, poi nel finale vi regaleremo anche così una chicca su quella che poi è stata questa sfida infinita, come l'abbiamo voluta chiamare noi, tra Real Rieti e Montesilvano, voglio chiedere ad entrambi un giudizio su i restanti accoppiamenti. Insomma, abbiamo visto che probabilmente il più affascinante, il più equilibrato, è quello che sembra quasi, tra virgolette, una finale anticipata,
può essere non solo quella tra Pescara e Luparense, ma quella tra Sapone e Caos, che sono due squadre che si affronteranno probabilmente in un match fratricida, no mister? Due squadre che probabilmente valgono l'una o l'altra la posizione che si sono contese fino alla fine, e questo anche forse a giovamento e a vantaggio di chi riuscirà ad andare avanti, perché toglierà dalla mischia o una squadra come l'Acqua e Sapone, che comunque ha tradizione per quanto riguarda la competizione, oppure la finalista dello scorso anno. Ma guarda, questi gli accoppiamenti sono tutti equilibrati secondo me, perché a parte noi e Montesilvano, che sulla carta siamo le rose un po' più deboli, diciamo, le altre sono delle rose costruite tutte quante per vincere, a partire dalla Coggianco che è arrivata ottava. Però una squadra come la Coggianco, che si può permettere Viera spesso in tribuna, quindi capiamo il valore della squadra che è la Coggianco. La stessa cosa fra Acque Sapone e Bologna, una è la finalista dell'anno scorso, l'Acque Sapone è una squadra anche lei costruita per vincere, ha preso tutti i giocatori di un certo nome investendo tanto su questa squadra. La Luparense è uguale, perché da dicembre diciamo che ha stravolto la squadra prendendo quattro giocatori sicuramente molto molto forti, in più è rientrato Onorio che è il giocatore più forte del campionato italiano, quindi il Pescara ha due squadre, però non sta vivendo un momento positivo. Se il Pescara gioca da Pescara sicuramente non ci sarà storia, però nelle partite così sono tante le insidie. Io da sesto un anno abbiamo fatto la finale, il Bologna la stessa cosa l'anno scorso, quindi bisogna vedere come ci si arriva, in che condizioni fisiche e mentali, e poi ci vuole anche un po' di fortuna in queste partite. Ecco, diciamo giustamente, forse Astico Gianco, che sulla carta sembra, no, un accoppiamento abbordabile, poi d'altronde così abbordabile non è, perché abbiamo visto che la Coggianco è capace, no, di fare anche imprese, e giustamente dicevamo ha un roster di tutto rispetto. Sì, la Coggianco secondo me sarà svantaggiata soprattutto nella prima partita, perché avrà due squalificati e quindi sono due giocatori importanti, ma la rosa della Coggianco è una rosa veramente importante, e quindi io sono convinto che la partita per l'Asti sarà molto difficile, al di là di quello che possa dire la distanza in classifica. Yeah. Sì, si è parlato durante tutta la stagione, si è parlato del campionato forse più equilibrato degli ultimi anni, e questo lo possiamo ritrovare anche nel tabellone dei playoff, perché mentre magari nella passata stagione si poteva parlare già dai quarti di finale di sfide cuscinetto, quest'anno non ci saranno queste sfide cuscinetto, perché parlavate di Asti Coggianco, basti pensare che la Coggianco è l'ottava in classifica, avrebbe potuto tranquillamente occupare una posizione tra le prime quattro, quindi sarà sicuramente una sfida interessantissima. Difficile per l'Asti, perché la Coggianco, come dicevate, può compiere delle imprese, e l'abbiamo visto anche qui al Palamalfatti nella Winter Cup, quando tutti davano il Pescara in finale e poi in finale ci è arrivata la Coggianco. Interessantissime anche le altre due sfide, con il Pescara reduce dalla Futsal Cup, che affronterà una Luparense che ha un roster sicuramente competitivo e l'ha dimostrato da dicembre a questa parte, e poi la sfida tra Caos e Acqua e Sapone, con l'Acqua e Sapone che è sembrata leggermente in calo nelle ultime giornate, e un Caos con il nuovo corso Fernandez che sicuramente venderà cara la pelle, e questa potrebbe essere una delle sfide più interessanti. Insomma, gli spunti non mancano, quindi da capire se Pescara sarà capace di bissare il successo dello scorso anno, e quanto può aver influito le fatiche, anche un po' l'amarezza, la delusione patite nella UEFA Futsal League, da capire anche se Asti, che ogni anno arriva lì per vincere qualcosa di importante e poi sul più bello si sgonfia, e in questo potrebbero essere anche un po' profetiche le parole del tecnico, quindi non sottovalutare Coggianco.
Gianco. E poi, come abbiamo detto, Acqua e Sapone Caos è una sfida che forse non ha bisogno davvero di ulteriori commenti, perché si affrontano due formazioni davvero toste, due formazioni che non regalano nulla, e quindi anche lì sarà davvero una guerra di nervi, no? dal primo all'ultimo, dall'ultimo minuto. E poi, come abbiamo detto, la presentiamo, la seguiremo ovviamente molto più da vicino, Montesilvano Real Arieti, che è la sfida che mette di fronte la formazione Amaranto Celeste e quella dell'ex Antonio Ricci. Questo ed altro ovviamente lo sviscereremo ulteriormente nell'arco della prossima settimana. Io per il momento davvero ringrazio i miei ospiti, a partire dal tecnico del Real Arieti, Mario Patriarca. Grazie mister. Grazie a voi, buonasera a tutti. E il corrispondente del Messaggero di Rieti, Jacopo Persico. Grazie Jacopo, poi la seguiremo ovviamente fianco a fianco fino all'ultimo questa sfida, con il tecnico che per un tempo ci farà anche compagnia a bordo campo, quindi per vivere anche da vicino le sensazioni, no, delle panchine, che a volte rendono ancora meglio l'idea di quella che è l'intensità di questa competizione. Grazie Marco e un saluto a tutti gli amici di Real Arieti Channel. Un ringraziamento a voi, un ringraziamento a Zach che ha curato la parte tecnica. I nostri riferimenti come sempre: il sito internet www.realarieti.com, la nostra pagina Facebook di Real Arieti e la piattaforma web www.realarietichannel.tv per rivivere tutte le sensazioni, le immagini e tutte le trasmissioni che vi lasciamo on demand. Non andate via, perché al termine della trasmissione gli highlights dell'ultima sfida, quella vinta per 2-1 al Palazzo Roma, la gara di ritorno di campionato, si riparte da lì in attesa dei playoff. Buona serata a tutti. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te. Le ceneri del vecchio Montesilvano è nata una nuova bellissima realtà vincente, splendidamente guidata da Antonio Ricci. Buonasera da Mattia Esposito e da Daniele Ferri. La terza giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A di futsal. Sicuramente lo spettacolo non verrà a mancare, per questo che, come tu giustamente hai definito, è un big match a sorpresa. È iniziata la gara qui al Palaroma di Montesilvano. Il primo possesso lo gioca proprio la squadra allenata da Antonio Ricci. Si passa nuovamente per i piedi di Bordignon, che prova a rientrare sul destro. Prova il tiro Bordignon. La risposta di Micoli, che mette il pallone in calcio d'angolo. Giuseppe Micoli aspetta il movimento di qualche suo compagno. Alla fine serve lungo Zanchetta, che batte Bordignon con il controllo di petto. 20° sigillo in campionato di Sciuscia Zanchetta. Ma troppo ferma, Daniele, la difesa del Montesilvano. Ferma la difesa del Montesilvano, Mattia, ma palla stupenda di Giuseppe Micoli. Una palla tesa perfetta sul petto di Sciuscia Zanchetta. Ha saltato completamente l'intera difesa e poi per Sciuscia è stato facile battere l'incolpevole dal cine in uscita. Ortega a tornare direttamente dalle parti di Carlos Dalcin. Non c'era però il pallone di ritorno. Jeffe vuole il tocco corto per Saul. Lo scarico per Ghiotti. La risposta di Carlos Dalcin. Saul con l'esterno, ancora Zanchetta. Vuole restituire il pallone. Ha provato la conclusione al volo Saul. Calcio d'angolo in favore del Montesilvano. È proprio Franzini ad incaricarsi della battuta. André Ferreira. La conclusione di prima intenzione con il sinistro. Una situazione importante per quanto riguarda il Montesilvano. Rieti molto bene. Rieti molto bene nella gestione falli in questo momento. Complimenti intanto. Gran parata di Giuseppe Micoli. Gran parata di Giuseppe Micoli. Intanto qui il palo colpito dal Montesilvano. Sta succedendo di tutto. Una volta il palo, una volta Giuseppe Micoli hanno impedito alla squadra di Ricci di trovare il punto del pareggio. Bordignon, André Ferreira, conclusione murata, Burato prova ad andare, altra solata, Bordignon, conclusione centrale. Il Montesilvano, Saul prova a saltare in uno contro uno, Osian mette il pallone sul primo palo, Dalcini in due tempi, Morgado, eccolo ancora Bordignon, pressato da Ghiotti, arriva il fallo commesso dal numero 5 della Real Arieti. Arriva il secondo giallo ed il rosso ai danni di Alexandre Ghiotti. È stato molto molto ingenuo il numero 5 della Real Arieti. Bordignon sta per entrare in campo. Nuno Coco, Morgado per Bordignon, che allo scadere
dei 2 minuti di superiorità numerica, batte Giuseppe Miccoli, aveva resistito 1 minuto e 58 secondi Daniele, il Real Rieti che poi è caduto sulle sinistro di Bordignon. Di ritorno per Sciuscia Zanchetta, ma ci piede, mette il piede André Ferreira che poi va alla conclusione mancina. Chiuso da Douglas Corsini, prova a girarsi ancora Burato, è bravo però Douglas Corsini, Zanchetta prova ad andare, su di lui c'è Bordignon. Arriva il fischio dei direttori di gara, arriva il giallo all'indirizzo di Douglas Corsini. Bah, questa sinceramente non l'abbiamo proprio capita questa chiamata del direttore di gara, stavamo seguendo il pallone, non abbiamo visto se Corsini era andato a colpire magari qualche avversario, ma francamente Daniele anche questa chiamata ci lascia perplessi. Al di là dei fischi, non vogliamo star qui a discutere ovviamente sulla buona fede dei direttori di gara, non ci permetteremo mai, però il dato certo Daniele è che stanno sbagliando su entrambi i fronti, perché ci sono state delle chiamate insomma che ci lasciano un po' perplessi. 7 secondi, pallone per Corsini che arriva, prova la conclusione, spedisce in avanti Morgado, poi Miccoli regala il pallone ad André Ferreira che prova la conclusione, pallone bloccato da Giuseppe Miccoli, arriva anche la sirena che sancisce la fine del primo tempo. Daniele, non un bellissimo primo tempo, molto nervoso, molti falli, molti cartellini gialli. Amici di Real Rieti Channel, punto TV, è tutto pronto per il secondo tempo della sfida della Pala Roma di Montesilvano. Il pallone per Ortega, spalla la porta con Jeff che gli sfila il pallone, prova ad andare Jeff con l'esterno, pallone per Rafinha che batte in diagonale Carlos Dalcin, secondo gol con la maglia del Real Rieti per Rafael Rizzi Rafinha, così come è accaduto in apertura di primo tempo, il primo gol in apertura di ripresa lo segna il Real Rieti. Burato vuole scaricare il pallone su Bordignone, lo serve però ad André Ferreira, attenzione a Morgado, contropiede Montesilvano, pallone per Franzini, la risposta di Miccoli, poi Zanchetta, André Ferreira se ne va con una finta a Rafinha, poi Rafinha per un attimo ad intercettare, Jeff a recuperare, Nuno Coco prova ad andare alla conclusione, la risposta di Dalcin, arriva Jeff che spara altissima la conclusione con il sinistro. Occhio a questo calcio di punizione, rispetto al primo tempo è completamente ribaltata la situazione, falli sono 3 commessi da Real Rieti, la conclusione in diagonale di Bordignon, Morgado vuole le finte su Jeff, prova ad andarsene Morgado che scarica il pallone su André Ferreira, prova ad andare in uno contro uno su Saul, le finte di Osian che ubriaca Saul, prova la conclusione. Entrambe timore nello scoprirsi, ma soprattutto intanto adesso vediamo questa ripartenza. Rafinha prova a portare centralmente il pallone, va al tiro, trova la risposta di Carlos Dalcin, pallone scodellato sul secondo palo per Zanchetta, attenzione al contropiede, Franzini contro Miccoli, è bravissimo Giuseppe Miccoli a chiudere Franzini in calcio d'angolo. 10 minuti 22 secondi, ancora la conclusione alta di Franzini, Saul con l'esterno per Jeff, porta il pallone Jeff che semina 2 avversari, vuole il movimento di Nuno Coco, prova ad andarsene Jeff, l'azione personale del capitano del Real Rieti. Attenzione al contropiede che si sviluppa per il Real Rieti, Jeff la suolata su Dalcin che è bravo ad uscire e a chiuderlo in calcio d'angolo, viene però chiuso da Saul in calcio d'angolo, Bordignon al volo, pallone messo dentro, Miccoli e poi ancora Bordignon, questa volta con il destro, attento ancora una volta Giuseppe Miccoli, tocca il pallone corto su Diego Burato, cambio di lato André Bordignon, le finte, la conclusione con il destro, il palo clamoroso e poi Jeff in anticipo su Burato, Bordignon ancora Morgado, 2 minuti 44 secondi, pallone dentro, l'ultimo tocco di Diego Burato, va alla conclusione Rafinha per un attimo, poi Corsini, il pallone resta lì, Miccoli prova ad andare alla conclusione, Morgado le finte su Saul, porta il pallone Morgado, lo scarica su André Ferreira, dentro la risposta di Miccoli strepitosa,
Suburato, pallone messo dentro, ancora Micoli a recuperare il pallone, poi costretto a spazzarlo in avanti. Pallone fuori di pochissimo. 4 secondi da giocare, prova ad andare André, murato da Jeff. La partita finisce qui, il Real Rieti espugna anche il Palaroma di Montesilvano, si riprende il primo posto in classifica. Che grande prestazione del Real Rieti, che dopo anche questa vittoria, ancora una volta, ancora di più, merita il primo posto in classifica nel campionato di Serie A.